marziano. Allora, cosa si può ancora aggiungere su questo Rossi che, da quando nel Qatar gli hanno fatto quello scherzo, non ha mai smesso di vincere, o perlomeno quest'anno c'ha solo un secondo posto come peggiore risultato. Reggiani, tu riesci ancora ad aggiungere qualche aggettivo su Valentino? Io no. E quindi il suo intervento finisce qui. Loris, voglio coinvolgere te per sempre sullo stesso argomento dei due piloti di punta della Honda, cioè tu hai la sensazione che Sette e Biaggi soffrano Valentino soltanto o hanno anche qualche problema di moto? Biaggi si è lamentato, anche Sette a dire la verità, di una certa difficoltà a inserire la moto nella curva. Tu la vedi questa difficoltà? Quando si portano le moto a un certo limite saltano fuori dei problemi, è normale. Se non ci fosse Valentino davanti, credo che farebbero i piloti Honda primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Oggi hanno fatto secondo, terzo, quarto, quinto e sesto. E allora problemi non ci sarebbero. Non ci sarebbe il problema di far entrare in curva la moto. Secondo me il problema è Valentino, non è l'entrata di curva della moto. Voglio tornare un attimo, prima ho detto no, non ho più niente da dire. Mi è venuta in mente una cosa da dire. Secondo me Valentino, per dire qualcosa che non è ancora stata detta, è sottovalutato, nonostante si parli così tanto di Valentino. Anche oggi mi sono reso conto che questo stupore che mostriamo tutte le volte che fa qualcosa, e lo fa sempre, significa che noi ancora lo stiamo sottovalutando. Forse Valentino va ancora più forte di quello che sa, sì, andare ancora più forte di quello che ha dimostrato fino adesso. Hai ragione, Loris, guarda, hai perfettamente ragione, perché gli ultimi tre giri, quando Valentino ha provato ad andare via, in quel momento ha spiazzato tutti, perché Valentino ha vinto in tante maniere, ma questa volta riuscire ad andare forte per tre giri consecutivi, senza sbagliare, senza la minima sbavatura, e dopo una gara in cui aveva dato invece l'impressione di essere sempre al limite, di faticare per tenere la ruota di Gibernau. È così, Loris, no? Ha sorpreso davvero tutti, tu dici non dobbiamo più sorprenderci, questa è la verità. Sì, sì, ripeto, continuiamo a sottovalutare questo fenomeno, continuiamo a leggere sui giornali, ho letto qualche volta, mi fa sorridere, adesso è la Yamaha la moto da battere, ma quale Yamaha? Cioè, apriamo gli occhi, per favore, non esiste più discorso Yamaha, Honda o Suzuki o Kawasaki. Valentino forse non ha più neanche, non è più neanche dipendente dalla moto che ha sotto il sedere, è solo dipendente dal tempo che fanno gli altri. Qualsiasi tempo facciano gli altri, qualsiasi tempo bisogna fare per vincere, lui lo fa con qualsiasi moto abbia sotto il culo. Ecco.